ormai è una doppia. Inizio la lettura dell'abstract del professor Arno. Il nome di Sisto Viario Sforza mi era noto da tempo, da quando ho iniziato ad interessarmi di quanto davvero accadde in quegli anni, come quello di una delle principali vittime della persecuzione di cui, nella tempesta del cosiddetto Risorgimento, furono vittime, assieme ai loro fedeli, ad opera del governo sabato, i membri del clero cattolico, soprattutto di uno dei più pronti a comprendere a fondo la vera natura e i veri scopi della persecuzione. Tuttavia, sulla sua vita non avevo letto abbastanza di recente un libro che esaltava sì la sua fede, le sue virtù cristiane, ma sembrava soprattutto preoccupato di liberarla dalla fama di Borbone, fino a farne quasi un fautore dell'unificazione politica della penisola, oltretutto in pieno contrasto con alcuni documenti riportati da Pentice nello stesso libro. Ripensandoci, devo dire che quell'autore non aveva del tutto nuovo, non perché il cardinale in arte non fosse rimasto al fianco del suo re, ma perché aveva capito che l'aspetto più importante della sua resistenza all'invasione riguardava la difesa del cattolicesimo e della Chiesa romana. Ancora oggi si stenta a comprendere che la rivoluzione francese aveva come programma principale la distruzione non della monarchia, un effetto collaterale, ma del cattolicesimo. L'incomprensione è tanto più forte a causa del Risorgimento, lo stesso Manzoni, contrapponendo la rivoluzione italiana a quella francese, mostrò di avere capito a fondo quest'ultimo, ma nulla di quello italiano, che in realtà rappresenta un proseguimento in chiave locale. A causa di una importante particolarità non presente nel caso francese, il progetto di unificazione degli Stati italiani, non necessariamente rivoluzionario, e all'inizio nella sua forma confederale, diviso dai cattolici e dallo stesso contenuto più nobile, ma poi alterato e messo al servizio della rivoluzione attraverso lo strumento delle ambizioni di allargamento territoriale di Casa Santa. La corrente storiografica delle due rivoluzioni lascia l'impressione che in Francia le guerre di conquista abbiano rappresentato un momento posteriore alla persecuzione religiosa, il che è vero, e che invece in Italia l'abbiano preceduta, il che è falso. Di conseguenza, nell'immaginario collettivo, la prima fase della rivoluzione francese, quella antecedente a Napoleone, è caratterizzata dal suo carattere anticattolico, al contrario in Italia, le conquiste territoriali. La trasformazione del regno di Sardegna e del regno d'Italia hanno in gran parte nascosto il carattere fin dall'inizio anticattolico di questa rivoluzione, oltretutto ad intervenire ancora più altro, compiuta all'opposto della Francia con la complicità o addirittura per iniziativa di una monarchia di Luca Giacomina, ma che continuava a proclamarsi cattolica, in questo caso saputo. In realtà, non solo la rivoluzione italiana aveva preso il fine tutt'altro che secondario e comunque primario per gli Stati, la linea dell'Inghilterra che la favorì, la protestantizzazione d'Italia, lo capì perfettamente il cardinale Viario Sforza che nella spastorale della Quaresima del 1861 scrive: quello che più avvolge si è che tutti i mezzi sono adoperati per gettare al nostro paese i segni del protestantesimo e di un protestantesimo razionalista, una sorta endemismo mascherato. Ma esattamente come in Francia, la sua fase iniziale è stata quella della persecuzione anticattolica, solo che questa fase, in quanto limitata al solo regno di Sardegna, al piccolo e parziale Piemonte, mezzo francese, è stata sovrastata dalle successive guerre di conquista sabaute che hanno coinvolto unitamente. Di conseguenza è rimasta l'impressione che la persecuzione sia venuta dopo la guerra, ed in effetti così è accaduto per tutte le regioni italiane, facenti parte del regno di Sardegna, dal momento che prima di protestantizzare con la forza la loro popolazione era necessario soprattutto l'alto dominio sabato. Si spiega così perché in particolare proprio i religioni che sono stati le principali vittime della guerra di conquista, pur soffrendo anche la persecuzione religiosa, abbiano percepito la rivoluzione italiana soprattutto appunto con la guerra di conquista del sud ad opera del nord. Come si è appena detto, la politica anticattolica del governo sabato non può essere praticata nei due Sicilie, che questo regno non può assoggettare la forza reale della rivoluzione del denaro ai Savoia, ma non è così per quanto riguarda la natura della rivoluzione italiana, quale venne progettata e realizzata scartando per mercato per diverso progetto alternativo. Il cardinale Sisto Viario Sforza era perfettamente consapevole, per questo, essendo una tecnica di obbligo
mio pensiero fu per la minaccia incombente sulla fede cattolica, per le persecuzioni dei sacerdoti, degli uomini in chiesa, dei fedeli, subito messi in atto dal dittatore Garibaldi e dei suoi componenti, Bertardo, Raffaele Visconti, Oda Fra Pantaleo, il re, non Alessandro Galazzi, sono poi quelli che ricordavano Castiello, rinnegati anche sul punto di gettarsi, già lo avevano fatto, anche materialmente, la tonaca all'estero. Il cardinale, con la lettera del febbraio 1861, si rivolge al Duomo Terzo, imperatore dei francesi, considerato, afferma, come il loro governatore dai cattolici più di un mondo, sicché si dice sicuro che i cattolici italiani potranno contare su di lui, non meno di quelli della Siria e della Cina, ai quali l'imperatore ha assicurato di vincere la libertà religiosa contro la tirannia e l'usurpazione del potere religioso. Vostra maestà, scrive il cardinale, non ignora la condizione nella quale noi ci ritroviamo dopo il ribaltamento politico del nostro paese. Estraneo ai differenti partiti che se ne contendono del dominio, non posso però essere contendendo come cardinale e come arcivescovo dei mali che minacciano la nostra religione. D'altra parte, incaricato dell'amministrazione spirituale della capitale e della prima diocesi del regno, tutti i miei venerabili confratelli nutrono di me e sperano che io possa aiutarli in mezzo alle menti che tutti i giorni affluiscono la nostra arma di pastore. Sire, il nuovo governo del nostro paese sembra essersi assunto il compito ignobile e imprudente di perseguitare la religione. Le sue azioni ne sono malaccuratamente la prova. La religione attaccata dei suoi dogmi, dei suoi ministri, delle sue cerimonie, nel suo culto da una stampa religiosa e licenziosa che le autorità non si può dire. Vi ringrazio per la cortese attenzione.